Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, nuovo video, questo sarà un nuovo What It In A Day, davvero da tantissimo che non ne giro uno, quindi oggi che è domenica ed è più tranquillo, cercherò di girare questo, ho cercato di girare questo What It In A Day, quindi una giornata con me, cosa mangio in un giorno, soprattutto di domenica, che sono sempre fuori, tranne per la colazione. Ragazzi e ragazze, io non voglio dilungarmi più di tanto, per qualsiasi informazione troverete tutto nell'info box, Facebook, Instagram, Twitter, se vuoi scrivermi c'è l'indirizzo mail. Io ti mando un enorme bacione e ti lascio al video. Buongiorno e buona domenica, ovviamente come ogni mio What It In A Day di prima mattina non mi mostro, ma vi mostrerò la mia colazione. Ovviamente voi avete visto il mondo perché oggi siamo in due a far colazione, però io andrò a preparare il mio Berry Boost e lo vado a preparare con dell'acqua. Ovviamente se volete potete utilizzare o del latte di soia o del latte normale oppure dello yogurt, e vi garantisco che con lo yogurt, soprattutto se è uno yogurt magro, vengono fuori delle ricettine davvero buone buone buone. Quindi vado a mettere il mio Berry Boost nel mio bicchierone di acqua, sono più o meno 300 ml e vado a prendere un cucchiaio. Ne metto giù solo un altro po' e poi vado a girare per bene. Siamo arrivati al pranzo, per pranzo sushi! Qui ci sono dei nigiri, questo è il salmone, qui c'è il branzino, questi Philadelphia e the roll Philadelphia e il salmone, zenzero, wasabi, peroni, siamo a pari, peroni e wasabi. È primo pomeriggio, mi devo rilassare un po', appena fatto la lavatrice e ho pensato di mangiarmi questo cornetto al caffè che generalmente sto prendendo dall'Eurospin e lo stradoro, cioè proprio buono 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 buono, quindi buono spuntino a me. E per finire, o meglio per cena, un trancio di pizza. Dopo tutto quel sushi a pranzo non ce l'avrei fatta a mangiare di più, veramente non è per me mangiare così tanto, quindi questo è tutto. Questa è una calabrese con del gorgonzola, mascarpone su, buonissima, davvero fantastica, l'adoro. Qui io come sempre ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti altri video, spollicia e condividi con tutti i tuoi amici e noi ci vediamo alla prossima, ciao!